visto il compositore che andremo ad eseguire. È un concerto monografico su Robert Schumann, uno dei più grandi musicisti della musica romantica tedesca, che forse è stato più apprezzato dopo la sua morte che durante la sua vita. E perché è magica? Perché Schumann è legato comunque a tutto un mondo particolare, appunto del romanticismo, nel quale c'è una grandissima forza nell'individualismo, nella persona, nella fantasia. Pensate a quanti pezzi Schumann ha scritto dal titolo Fantasy Stück, pezzi di fantasia, piuttosto che Märchenbilder, che significa fiabe delle fate, per esempio, che sono dei pezzi per viola. Bene, quindi appunto Schumann ha questo legame molto particolare con questo mondo romantico, magico, misterioso. È interessante appunto parlare di Schumann perché chiaramente tutti lo riconoscono come un compositore che poi è morto per... insomma, pazzo, diciamo, in un certo senso, e in effetti lui aveva già dall'inizio della sua carriera questa strana ambivalenza. Spesso lui era critico musicale, era compositore oltre che grande pianista, e spesso i suoi articoli lui li firmava, i suoi articoli di musica dove criticava una composizione piuttosto che un'altra dei compositori dell'epoca, si firmava con vari nomi: Florestano, Eusebio e Maestro Raro. E sono questi nomi delle personalità assolutamente in contrasto l'una con l'altra. Florestano è il lato, come dire, focoso, insomma, quello che è praticamente estroverso, che quindi tira fuori veramente una grinta molto particolare. Eusebio invece è la parte intima di Schumann, quindi quella misteriosa, quella forse a volte anche malinconica. E il maestro Raro era invece quel giusto mezzo, era colui che praticamente cercava alla fine nei suoi discorsi, nelle sue critiche, di mettere pace fra queste due personalità opposte. In effetti poi il maestro Raro si è saputo in seguito che Schumann lo individuava nella figura del padre della sua adorata moglie, che era anche lui un grosso musicologo. Parliamo sempre di grossi eccessi con queste personalità del romanticismo. Pensate che Schumann, appunto, dicevamo, è stato anche un grandissimo pianista, solo che per perfezionare la sua tecnica e spingere al massimo si inventò addirittura un meccanismo particolare che forzò a tal punto i suoi tendini che alla fine praticamente gli rese impossibile suonare il pianoforte, perché appunto si danneggiò definitivamente il tendine del quinto dito. Quindi appunto è questa cosa di eccessi, questa musica di eccessi anche forse che abbiamo ascoltato. Questo pezzo che abbiamo ascoltato è Adagio e Allegro. Ecco, forse qui appunto si può individuare subito Eusebio nell'Adagio e invece Florestano nell'Allegro, quindi focoso. E c'è sempre questa contrapposizione nella musica di Schumann. C'è anche da dire che appunto all'epoca era molto criticato Schumann perché non rispettava delle forme. In effetti anche i pezzi che ascolteremo questa sera non sono delle forme sonate di tipo classico con cui tutti i compositori anche dell'epoca si sono cimentati. Schumann andava al di là della forma, non ce la faceva, e molti lo criticavano. Ma lui rispondeva a queste critiche in questo modo, dicendo come se tutte le rappresentazioni della mente dovessero assumere una veste corrispondente ad un paio di formule, come se ogni idea non nascesse con la sua forma già bella e pronta, come se ogni opera d'arte non avesse un suo significato e di conseguenza una sua forma. In effetti, ogni brano di Schumann che ascolteremo anche questa sera ha comunque una sua forma completa, non l'ascoltiamo come una cosa che ci lascia in sospeso. È qualcosa di completo che vive anche a sé stante. Tutti questi brani che ascolteremo sono stati composti nel 1849, un anno molto fecondo per Schumann, perché scrisse praticamente la maggior parte della sua produzione cameristica, che veniva eseguita molto spesso dalla sua adorata moglie, appunto Clara Wieck, Clara Schumann, la quale oltre a così promuovere in esecuzioni pubbliche tutte le prime assolute delle composizioni del marito, appunto stava sempre molto vicino al marito anche nella composizione, lo consigliava, insomma c'era un bellissimo rapporto tra loro. E in effetti ecco, nella musica di Schumann si sente moltissimo questo, cioè abbiamo questo aspetto romantico, questo aspetto della magia, ma c'è anche questo aspetto dell'amore comunque nei confronti della moglie, ma non soltanto, forse nei confronti di tutti, del prossimo. Ricordiamoci che Schumann è stato colui che per esempio ha sostenuto a Brahms, il giovane Brahms che andò da lui per farsi conoscere, per far sentire la sua musica, e lui crebbe talmente tanto
nella sua convinzione che Brahms fosse un grande musicista, che lo spinse in tutti i concerti, lo spinse presso tutte le società concertistiche e lo spinse anche attraverso le sue critiche. La follia di Schumann è una follia romantica che deriva da uno strano stato di malessere della persona, dell'individuo, il malessere di sapere di essere consapevoli di essere differenti dagli altri e non saper come tirar fuori questa differenza, come esporla. E quindi attraverso la musica, attraverso l'arte, lui riesce a trovare questa valvola di sfogo ed è per questo che c'è questa vena così, quasi che non riusciamo a seguire alle volte forse nella musica di Schumann, ma che comunque sia alla fine ci trasporta sicuramente moltissimo. I prossimi brani che ascolteremo sono 5 pezzi in stile popolare. Sono 5 brevi pezzi che hanno un carattere appunto popolare, nel senso che il primo, per esempio, è una specie di danza boema, il secondo è una bersese, quindi una specie di ninna nanna, e via dicendo, fino ad arrivare alla fine che è quasi una specie di tarantella, ma non è una tarantella all'italiana, insomma, in un certo senso, ma con un ritmo molto, molto serrato. Romantica follia, forse c'è anche un po' di follia da parte nostra, perché tutti questi pezzi in effetti sono scritti per altro strumento piuttosto che per il fagotto. Adagio allegro è scritto per corno e per viola o violoncello. E i pezzi in forzone sono scritti per violino oppure per violoncello. Le romanze sono scritte per oboe o violino. E i fantasy stuck, che sono gli ultimi pezzi, sono scritti per violoncello. Noi abbiamo voluto fare questa follia e provarli col fagotto, che è uno strumento molto complicato e molto difficile, e soprattutto questi brani risultano veramente molto molto complicati da reggere, soprattutto. Però insomma abbiamo il maestro Bossone, che è un fagottista che sicuramente non ha bisogno di protezione, che sicuramente legge bene questo programma. Quindi dicevamo, il prossimo brano appunto sono questi 5 pezzi in tono popolare.